partita la diretta. Non erano che 11, riversi in tre mucchi separati lungo la spalletta della fossa del castello, lungo il tratto di marciapiede esattamente opposto al caffè della borsa, e per contarli e identificarli da parte dei primi che avevano osato avvicinarsi, di lontano non parevano nemmeno corpi umani, stracci, bensì poveri stracci o fagotti buttati là al sole nella neve fradicia. Era stato necessario rivoltare sulla schiena coloro che giacevano a bocconi e separare l'uno dall'altro quelli che, caduti abbracciandosi, facevano tuttora uno stretto viluppo di membra irrigidite. Ecco, io volevo partire da qua, dalle parole di Giorgio Bassani in Una notte del 43, per iniziare ad introdurre questa serata, che è l'ultima di una serie di manifestazioni che hanno cercato di ricordare a 360 gradi l'eccidio del Castello Estense del 15 novembre 1943, a 80 anni di distanza. È stato un evento chiave anche in quella che è la storia della resistenza, di quella che Claudio Pavone ha chiamato la guerra civile, no? Tra italiani. È stata la prima strage, insomma, fascista, che ha inaugurato la lunga stagione di terrore che si è conclusa poi il 25 aprile del 1945 con la liberazione. Ed oggi appunto noi intendiamo ricordarla cercando di andare a indagare quella che è stata poi la trasposizione letteraria e anche cinematografica di questo avvenimento, che continua ad essere fortunatamente ancora abbastanza sentito e ricordato nella nostra città, anche se forse, diciamo, si potrebbe fare qualcosa di più per diciamo, conservare meglio quei luoghi e i monumenti che ricordano gli 11 caduti. Che voglio qui ricordare furono Emilio Arlotti, Cinzio Belletti, Pasquale Colagrande, Mario e Vittore Anau, Giulio Piazzi, Girolamo Savonuzzi, Ugo Teglio, Arturo Torboli, Alberto Vitafinzi e Mario Zanatta. Oggi parleremo di loro, parleremo di Bassani, parleremo di Ferrara e parleremo anche di chi Ferrara l'ha raccontata sul grande schermo, a partire da Florestano Vancini, con due persone che credo abbiano bisogno di non troppe presentazioni. Tra l'altro ho scoperto che entrambi hanno l'onorificenza di cavaliere, quindi sono un po' un tavolo davvero di grande qualità per quello che è appunto il tessuto, il panorama culturale cittadino. Professoressa Anna Quarzi, direttrice dell'Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara, che è stata a lungo insegnante proprio di materie letterarie nelle scuole medie superiori, oltre che appunto avere poi lavorato nell'ufficio scolastico provinciale e collaborato con tutte le importanti istituzioni culturali cittadine, non solo, da partire dall'università. Oggi tuttora, no, si collabora attivamente con il MEIS, il Museo Italiano dell'Ebraismo e della Shoah di Ferrara. Paolo Michalizzi è stato appunto giornalista, critico cinematografico, ha scritto su testate locali e nazionali, ha fatto diverse pubblicazioni dedicate appunto ai registi ferraresi e non solo, e dirige il Centro di Documentazione e Ricerca sul Cinema Ferrarese dal 2021, se non ricordo male, e che ci accompagnerà, ci parlerà appunto di quello che è stata tutta la trasposizione sul grande schermo appunto dei racconti bassaniani. Cederei quindi la parola a loro, cederei innanzitutto la parola ad Anna Quarzi per un inquadramento storico e letterario del tema di oggi. E nel fare questo, naturalmente, ringrazio tutti voi per la presenza e l'attenzione che state appunto dimostrando a questo tema così importante. Grazie.
Grazie Davide di avere così presentato questa serata proprio come la conclusione di tutte le attività che hanno riguardato le manifestazioni dell'ottantesimo, perché è l'ottantesimo del 15 novembre. Io mi guardavo, avevamo fatto grandi lavori per il cinquantesimo, credo che per il centenario non mi sarà possibile poi collaborare alle manifestazioni del 15, mai dire mai. Del 15 novembre. Ma mi fa molto piacere concluderle qui in Biblioteca Ariostea, la biblioteca che Giorgio Bassani amava molto, moltissimo, e da cui era stato cacciato nel momento in cui sono state promulgate le leggi razziali. E c'è uno dei bellissimi passaggi quando racconta che viene in biblioteca e purtroppo con grande rammarico il bibliotecario, se non mi ricordo più il direttore di allora, dovete dirgli: lei qui non è più gradito, non può più frequentare la biblioteca. Ecco, basterebbe solo questa frase per dire: ma cos'è successo nel 1938? Mi fermo subito, parleremo certamente del 15 novembre 43. Cos'è successo? Cittadini italiani di religione ebraica non erano più cittadini con gli stessi diritti degli altri. Cioè qualcosa di sconvolgente. Io credo che ogni volta che si pensa a quel periodo della nostra storia non si possa non pensare che vulnus, che ferita sono state le leggi razziali firmate dal nostro re. Mi fermo qui, ricordando questa figura di Bassani e la sua descrizione di quando viene cacciato dalla biblioteca, poi verrà cacciato dal circolo della Marfisa e così via. Ora invece arriviamo a quello che era il 43. 1943, il 25 luglio era caduto il regime, era praticamente stato arrestato il cavaliere tra l'altro anche lui, Benito Mussolini, e il governo era stato affidato al maresciallo Badoglio, però la guerra continuava, fino ad arrivare a una data che credo che sia qualcosa di sconvolgente per un paese, per tutti i paesi. Quella dell'8 settembre 1943, quando viene chiesto l'armistizio. E abbiamo quello che è terribile per un paese. Avremo un'Italia divisa in due. L'Italia del Sud, dove ci sono già l'esercito anglo-americano e sta risalendo la penisola, l'Italia del Nord invece che sta elaborando quella che sarà la Repubblica Sociale. Mussolini, sapete, verrà liberato dai tedeschi dal Gran Sasso, portato in Germania, poi in Italia, a Salò, e lì viene fatto la Repubblica di Salò. La Repubblica di Salò, appunto, perché nel paese vicino, nel paese nei pressi del Garda. La Repubblica di Salò viene promulgata il 23 settembre. Quindi quel settembre è terribile. Abbiamo il nostro esercito sparso tra ex Jugoslavia, in vari poli, Africa settentrionale e così via, e i soldati non sanno più quello che devono fare, gli ufficiali non hanno più ordini, e ripeto, è una cosa terribile per un paese, perché porterà quello che sarà veramente una guerra civile, quindi terribile. Ferrara fa parte, chiaramente fa tutto il nord, della Repubblica di Salò. L'8 settembre era stato sancito l'armistizio, il 9 settembre la svastica sventolava sul castello, quindi era già l'occupazione. I tedeschi, che erano i nostri alleati fino all'8, il 9 erano i nemici. Attenzione, io quando ci penso, che cosa potevano provare?
anche i miei genitori, i miei nonni allora. Allora, in quel momento incredibile. E quindi si instaura il regime del fascismo repubblicano. A Ferrara il federale è Igino Ghisellini, Igino Ghisellini che viene da Cento, eccetera. Si instaura un regime veramente molto duro, perché capite bene che gli eventi storici, quello che sta succedendo, la guerra che è praticamente perduta, che fanno sì che il regime di Salò, che è ancora da studiare molto, perché poi non si può mai smettere di studiare, è un regime molto molto duro, e così sarà a Ferrara. Igino Ghisellini, vi faccio un po' di antefatto anche perché sì, cerchiamo di capire perché si arriva all'eccidio estense. Igino Ghisellini ha una proposta per quelli che sono conosciuti come antifascisti, appartenenti o all'ex partito socialista. I partiti chiaramente erano illegittimi, diciamo così. Cerca di avere un contatto con gli antifascisti, e ci sarà una riunione nello studio dell'avvocato Zanatta. L'avvocato Zanatta sarà poi uno degli 11 uccisi al castello. E una riunione con i più noti, diciamo, i più noti antifascisti del periodo. Non parteciperanno i comunisti, probabilmente per ragioni, avevano o più capito, erano già, si muovevano già in un altro modo. Quella riunione, ci sarà anche l'avvocato Piazzi, ci sarà Teglio, ecco, che poi saranno tutti uccisi al castello. Ghisellini è una figura un po' problematica, forse va scavato ancora sulla sua figura, perché in un documento del comandante della piazza di Bologna, del comandante fascista della piazza di Bologna, che si chiama Zauli, si dice, viene criticatissimo: sei un imbelle, sei troppo morbido. Beh, la riassumo così, non dice la parola morbido, però la parola imbelle è continua, quindi non sa, tipo non sai tenere la città, non sai tenere il tuo governo. Questo ci dà un'idea di questa figura di Ghisellini un po' particolare. Questa riunione di cui vi parlo, dall'avvocato Zanatta, era a fine settembre, ai primi di ottobre. Ebbene, il 7 ottobre vengono arrestati moltissimi antifascisti, ebrei, oppositori così un po' vaghi del regime, anche persone che non si erano iscritte alla Repubblica Sociale. Quindi abbiamo una serie di arresti il 7 ottobre, fra cui il magistrato, il procuratore del re, Pasquale Colagrande, perché sarà anche lui ucciso al castello. Quindi abbiamo una prima retata di arresti, è dovuta a quella riunione che avevano avuto in precedenza? Probabile, però ancora, chiaramente è tutto da verificare. Sì, questi arresti determinano nella città uno squilibrio, soprattutto per la comunità ebraica, perché se prima con le leggi razziali gli ebrei erano perseguiti, non avevano più diritti, cioè erano perseguiti così, adesso la Repubblica Sociale li definisce nemici della patria, nemici del paese, per cui devono essere arrestati, e poi sapete, ci sarà la consegna spesso ai tedeschi, saranno portati poi al campo di Fossoli, poi verso i campi di sterminio. Gli ebrei ferraresi, la maggioranza degli ebrei ferraresi, saranno poi portati ad Auschwitz, e su 150 circa ne tornarono 5. Quindi cominciano questi arresti proprio anche dei cittadini di religione
ebraica, considerati appunto nemici della patria. Siamo a novembre e il federale Ghisellini deve andare alla riunione, alla prima riunione del Partito Nazionale Fascista che si fa, Partito Repubblicano, scusate, PFR, non più PNF, PFR, a Verona, e poi si vedrà nel film alcune parti, no, che vengono riprese. Del congresso di Verona. Vi racconto, cioè, arrivo in breve a questo, poi dirò alcune cose sul racconto bassagnano. Ghisellini deve andare a questa riunione, siamo tra il 13 poi 13 novembre, ma il 14 novembre viene trovato il cadavere di Ghisellini sulla sua macchina vicino a Castel d'Argile di Cento, insomma vicino a Cento. La notizia viene portata al convegno di Verona, subito gli urli nella sala, dobbiamo vendicare il camerata Ghisellini, e partono due squadre, una di Verona, di camicie nere, una di Verona e una di Padova, e arrivano praticamente in quella che sarà la lunga notte, come dice bene Vancini, arrivano a Ferrara. E lì partono di nuovo arresti, moltissimi arresti. Quella sera, credo, adesso il numero è comunque quasi il doppio di quelli che erano già in carcere, dal 7 ottobre. Moltissimi arresti. Chi sono gli arrestati? Anche qui antifascisti, quelli che si ritenevano antifascisti, qualcuno che non si era iscritto alla Repubblica Sociale, tra l'altro un eminente personaggio come il senatore Arlotti, che era stato senatore del regime, non si era iscritto alla Repubblica Sociale, viene arrestato anche lui. Moltissimi ebrei. È una notte incredibile. Veramente, se ci pensiamo, se voi andate al film, credo che lì la ricostruzione sia abbastanza importante, perché si vedono questi camion che girano per la città ad andare a arrestare le persone. Ma in mano cosa hanno? Hanno una lista di nomi. Chi aveva stilato la lista? Qualcuno dice che era nella borsa dei documenti di Ghisellini, ci fosse questa lista di persone che potevano essere arrestate. Altri dicono, arrivò subito quella notte quello che poi diventerà il nuovo federale, Vessalini, e che lui stesso, l'impressione che abbiamo se leggete i nomi degli arrestati di quella notte, poi anche chiaramente degli uccisi, è che ci siano dietro anche delle vendette personali nei confronti di qualcuno, che ci sia qualche cosa del genere. È un'atmosfera incredibile, se pensiamo all'atmosfera terribile di quella notte, dove vanno ad arrestare le persone, naturalmente non c'è nessuna imputazione che dica il perché dell'arresto, e vengono portati dove adesso c'è la caserma del Vittorio, dove in piazza Fausto Beretta, non mi veniva il nome della piazza, in Fausto Beretta, vengono lì portati, e ci sono delle descrizioni incredibili, perché abbiamo delle testimonianze, tipo quella dell'avvocato Longhi che descrive, quella di altri che raccontano poi cos'era successo. Tra gli arrestati, per esempio, ci sono due persone che erano normalmente arrestate quando succedeva qualcosa. Una era la maestra Alda Costa, e infatti l'avvocato Longhi dice era l'unica che aveva una borsa in mano con le sue cose, perché sapeva benissimo dove andava. E l'altro era un personaggio di cui ho ancora memoria io, Gigetto il gelataio, non so se qualcuno, che vendeva gelati d'estate e bomboloni terribili unti in maniera, però io li trovavo divini quando andavo a scuola, che
in via Borgo Leoni c'era che vendeva. Lo si vede nel film Ossessioni. Esatto. E lui era un comunista, quindi dichiarato, e regolarmente veniva arrestato quando succedeva qualcosa. Gigetto veniva arrestato. E i due, dice, erano i più calmi, passeggiavano nello stanzone, andavano avanti e indietro perché. Vabbè. Poi comincia, ci sono delle descrizioni incredibili. Alcuni li andranno a prendere nelle carceri che sono quelli arrestati il 7 ottobre, alcuni di quelli, altri vengono presi lì all'alba, lì alla caserma del Littorio, e tutta la massa degli arrestati viene poi instradata verso le carceri di Piangipane. Pare che ci sia stato un grido di Gigetto che ha detto: coraggio compagni, ci portano solo in carcere. E loro erano convinti che quelli che avevano chiamato da questa lista che siano stati addirittura mandati a casa, ma questo non è. Ecco, prima li citava Davide, gli uccisi quindi sono di tutte le categorie, ma veramente c'è una categoria imponente. Sapete che era 1 a 10, no? Morto. Dobbiamo vendicare Ghisolini, dobbiamo uccidere 10. C'è un undicesimo, e questo undicesimo era un giovane, molto giovane, Cinzio Belletti, che aveva finito il suo turno in stazione perché lavorava in ferrovia, e l'alba sta tornando a casa, passa appunto per Viale Corso Giovecca, gli intimano l'alt, ma chiaramente lui non si ferma, poveretto, immaginiamoci che cosa ha provato. Lo inseguono lo inseguono fino a via Previati verso il Boldini, c'è la lapide sull'auditorium che ricorda che lì hanno ucciso Cinzio Belletti. Ecco perché sono 11. Sì, dopo il corpo lo portarono insieme a esatto. E chi uccidono? Castello ne uccideranno praticamente 7, e altri due invece sulle mura, dirò poi chi sono e per quale motivo. I motivi qualcuno lo possiamo immaginare, ma fra gli arrestati c'è una percentuale altissima di uomini di legge, c'è il magistrato del re, Pasquale Colagrande, che solo 33 anni, un uomo straordinario, chiaramente si faceva capire il suo antifascismo, però era un magistrato. E ci sono 3 avvocati, l'avvocato Teglio, l'avvocato Zanatta, che era appunto quello che aveva, adesso mi sfugge il nome dell'ultimo avvocato, aiutami. Piazzi. Piazzi, ecco, l'avvocato Piazzi, che era dichiaratamente socialista, e anche l'avvocato Teglio. Teglio, tra l'altro, era figlio del preside Ugo Teglio del liceo Ariosto, che nel 1938 era stato cacciato perché Teglio, oltre che antifascista, è ebreo. E posso pensare a suo padre, che era già morto e che non vedrà poi l'uccisione del figlio. Proprio quest'anno, nelle manifestazioni, c'è stata una manifestazione voluta fortemente dal presidente del Tribunale di Ferrara, che abbiamo fatto in tribunale, ricordando le storie di questi avvocati che hanno pagato con la vita. Calamandrei poi dirà delle cose straordinarie. Soprattutto su Colagrande. Proprio su Colagrande. Colagrande, ripeto, era perché Colagrande era già stato arrestato il 7 ottobre. Cosa aveva fatto Colagrande? Il 25 luglio subito aveva fatto uscire dal carcere, caduto il regime, gli antifascisti, quelli che erano in carcere. Era quella la sua colpa? Forse sì. Zanatta era quello che nel suo studio aveva fatto questa riunione con Ghisellini, era una riunione, come avevo detto, che non dovevano cercare di nonna. Di non far violenza, questa era una cosa del genere, ma Zanatta era anche lui di idee socialiste. E così Piazzi e Teglio quindi pagano
chiaramente questo loro antifascismo. Viene ucciso il senatore Arlotti. Senatore Arlotti, senatore fascista, non aveva aderito alla Repubblica Sociale. C'erano altre colpe, ripeto che qualcosa, soprattutto anche per Arlotti, sembrano quasi vendette personali. Poi ci sono gli Anau, e poi vengono uccisi lì. C'erano, ve l'ho detto, un gruppo di magistrati, Arlotti, ebrei, Teglio è ebreo, ma ci sono gli Anau, sono dei commercianti. La colpa è essere ebrei, probabilmente, così da varie ricerche, anche quelle che ha fatto Antonella Guarnieri, molto intense, veramente ha fatto un grosso lavoro il 15 novembre, pare che loro avessero dato dei contributi a Italia Libera, eccetera. Sì. Però è tutto chiaramente da dimostrare su questo, perché soprattutto in questo caso sono ebrei. C'è un mediatore, Vita Finzi, i famosi mediatori del lunedì, che nel mercato del lunedì sono lì in piazza tra Duomo e Castello, e la sua colpa, tra l'altro aveva 6 figli, la colpa è che probabilmente quando è caduto il regime il 25 luglio avesse festeggiato, avesse offerto da bere a qualcuno lì, perché si è caduto il fascismo. Pare che questo fosse la sua colpa. E ci sono i due uccisi invece sulle mura. Ha fatto bene, faccio un inciso, Davide, a dire che le lapidi non si leggono più sulle mura, vero? No, manca proprio un pezzo del monumento. Non è caduto, l'hanno rubato. È una storia annosa e triste, quella del monumento Torbole Savonuzzi. Se voi andate sulle mura all'altezza del baluardo di San Tommaso, vedete questa colonna che apparentemente uno si chiede: ma che cosa ci sta a fare lì quella colonna? Quella colonna aveva anche un capitello con una croce e incisi sopra i nomi di Torbole Savonuzzi, perché era proprio, ricordo, il luogo dove furono messi poi i corpi, perché però loro furono fucilati vicino anche a casa. Comunque, insomma, furono fucilati in quella zona lì, e insomma, da diverso tempo questo monumento manca di un pezzo, è abbandonato, insomma, quindi sarebbe doveroso, ecco, quantomeno ripristinarlo. È doveroso, hai fatto benissimo a denunciarlo. Sono 80 anni. Vediamo cosa succederà. Pare che forse troveranno i fondi nel 2024. Ah, davvero? Pare. Insomma, hanno risposto dicendo così, poi vedremo. Intanto verificheremo. Cercheremo di essere attenti a questa cosa, perché è molto importante. Perché l'ingegner Savonuzzi e il ragionier Torboli, che lì vengono uccisi, sono due funzionari importanti del comune. Sì. Savonuzzi si è sempre saputo che era socialista, prima del regime, poi il regime. Tanto che ci sono delle lettere che chiedono: ma come mai tenete un socialista ancora? Ci sono. E dice: è bravo. C'erano i bravi, no? E quindi Savonuzzi lavorava, appunto, era l'ingegnere capo del comune. E Torboli, il ragioniere, che colpa ha avuto Torboli? Pare che durante l'agosto, ancora con il regime, dopo la caduta del fascismo, avessero avuto l'ordine di far chiudere i vari enti fascisti, e pare che lui, da bravo funzionario ligio, avesse subito cominciato a far chiudere gli enti fascisti. Questa è la sua colpa? Resta un punto interrogativo, probabilmente è questo. Per cui ripeto, e poi anche la modalità di vanno a prendere dopo che sono già arrivati al muretto con quelli che avevano portato, appunto, per ucciderli davanti al muretto, e vengono arrestati dopo questi, quindi nella mattina, quasi siamo all'alba, alla mattina vengono arrestati sia Savonuzzi che Torboli, portati sulle mura e passati per le armi. Quindi questi sono le vittime di questa faida. Bene, è il primo, lo dicono gli storici, lo storico Rochat è stato il primo proprio a definirlo, è il primo eccidio di guerra civile. L'eccidio di Ferrara
ha un eco spaventoso. Il giorno dopo il Corriere della Sera scrive: bisogna ferrarizzare l'Italia. Quindi, pensate, l'eco nel paese, che cosa è stato quello? Tutti sono in qualche modo allibiti anche da, perché è un eccidio pazzesco, sono state uccise 11 persone. Siamo solo al novembre 43, all'inizio proprio anche di quello che può essere la resistenza, quello che sarà. Ed è veramente incredibile, è pazzesco. Ferrarizzare, pensate, io lo guardo guardo quel titolo e mi fa rabbrividire. Guerra civile. E questo, Paolo, lo dico di Vancini, poi dopo magari tu. Florestano Vancini mi raccontava sempre, perché è uno dei testimoni praticamente, aveva 17 anni ed era studente al liceo Roiti, che erano tutti in via Borgoleoni, i licei dove adesso c'è il tribunale, c'è il liceo classico, il liceo scientifico. All'alba del 15 novembre, dove i morti, come lui ha letto bene, che sembravano stracci, vengono lasciati lì per tutta la mattina perché siano un monito per la cittadinanza, solo l'intervento dell'arcivescovo Bovelli farà sì che chiede che vengano portati via, proprio per rispetto per tutti. Quindi la gente vede queste cose, ma io ho un racconto personale: mia madre era giovanissima e è passata in bicicletta. E si ricorda, aveva in mente questa cosa, l'aveva colpiti tutti. Ebbene, Vancini, insieme ai suoi compagni di scuola, le camicie nere vanno nelle scuole, portano i ragazzi a vedere i cadaveri. Devono vedere che cosa è successo. Per Vancini questa è proprio è quello che cambia la sua vita, è proprio a 17 anni. Questa cosa lo colpisce in una maniera che poi giovanissimo parteciperà alla resistenza nel Bondenese, quindi entrerà proprio nella resistenza e dopo diventa, come sapete, un documentarista straordinario, ma il suo film, quello che ha in testa, riguarda proprio l'eccidio Estense, la notte del 43. E mi raccontava, e me l'ha raccontato spesso, che non trovava i fondi per fare questo film. Addirittura un famoso esponente che era nel Ministero dello Spettacolo, e gli disse: i panni sporchi vanno lavati in casa, cosa vuoi mettere, eccetera. Perché tutti gli chiedevano che al posto degli italiani contro gli italiani, al posto degli italiani mettesse i tedeschi. Dice: ma non puoi fare che vengano uccisi dai tedeschi. E Mancini si ribella, dice: il film sarà romanzato, sarà perché è una storia, eccetera, ma il fatto è quello che io... E pensate, un grossissimo produttore, De Laurentiis, dice: mi piace questa storia, però metti i tedeschi al posto degli italiani e se lo fai io ti mando Paul Newman. Paul Newman era uno degli attori più in voga, più importante dell'epoca, un attore americano che conoscerete, insomma qualcuno, perché è veramente importante. Vancini no, insiste. E infatti, quando farà il film? Nel 1960, dove c'è il primo governo in cui entrano i socialisti. Quindi capite che quando facciamo anche la genesi di un film bisogna trovare, e riesce ad avere i fondi anche dal ministero. L'opera è preziosa, tanto che vincerà il Leone come miglior opera prima a Venezia di quell'anno. Ma anche a Venezia le cronache ci dicono che fu la critica, lo osannò proprio, le proiezioni popolari andarono bene, però ci fu dei momenti di gente che non poteva sopportare che italiani contro italiani fosse successo questo. Ed è uno dei primi film, chiamiamoli così, sulla resistenza. Ma io adesso vi dico solo due parole che ci riporta proprio, è chiaro che l'opera narrativa di Bassani è una cosa, bisogna leggerla con gli occhi proprio di opera narrativa, il film è un'altra, anche se
il film, leggerete nei titoli, liberamente tratto da Una notte del 43 di Bassani. Io spesso faccio una differenza, insomma mi viene da pensare, perché è lampante, per Bassani è Una notte del 43, per Vancini è La notte, è l'articolo determinativo per Vancini. Se volete, questa è un'interpretazione, però qualcuno mi ha detto che è possibile che fosse anche questo. Per Bassani, ebreo, era già andato via da Ferrara quando era già scappato da Ferrara quando il 15 novembre del 43, poi ricordate, era stato arrestato prima, insomma, aveva avuto già una storia. E diventa Una notte del 43. Una notte che poi altre notti, probabilmente per tanti ebrei, sarà poi così. Per Vancini, che come vi ho detto è proprio... per lui in questa cosa è veramente il punto fermo, è la cosa, è la lunga notte del 43. Quindi questa, chiamiamola così, differenza tra i due titoli. Poi vi volevo solo così, io non mi ricordavo quasi più che sì, mi ricordavo che anni fa avevamo pubblicato come istituto la sceneggiatura del film. Questa è la seconda edizione. Questa è la seconda edizione che abbiamo. E c'è un saggio straordinario di Guido Fink che le chiama Le tre notti del 43. E il figlio, proprio quest'anno sono stata veramente contentissima, il figlio di Guido Fink, Enrico Fink, attore, musicista, abbiamo portato il suo spettacolo. Il 15 novembre è stato fatto la mattina per gli studenti e la sera per il pubblico alla Sala Estense, che lui proprio si ispira al saggio del padre, che è molto bello, ve lo consiglio perché è molto bello. Lo spettacolo è stato veramente straordinario. Io, come qualche insegnante qui ci sarà, alla mattina avevamo 200 studenti, non volava una mosca. Se 200 studenti stanno zitti, sappiamo che l'emozione è arrivata, non c'è niente da dire. Lo spettacolo è veramente molto, parole e musica, e sono queste tre notti. La notte vista da Bassani, che era, come vi ho detto, non era a Ferrara, la notte vista da Mancini, ma anche da Guido Fink, che aveva 8 anni allora, e che erano andati a dormire fuori in una la fabbrica vera di uno zio, e racconta, perché sente, 8 anni, ricorda bene, e ricorda che sua madre gli leggeva Via col vento per distrarlo, no? Vi giuro, scusate questa, ma sono stata colpitissima dall'interpretazione che ha fatto il figlio insieme ai suoi. E qui in questo libro abbiamo il saggio. L'ultima cosa che vi dico, poi parlerà del film, poi se c'è da ricordare, mi riprometto alla fine perché vorrei parlare dell'ultima scena che è importante. Io da piccola abitavo in via Borgo Leoni e regolarmente andavamo verso il centro ed ero sempre felicissima di andare verso il centro, verso il Duomo. E mia madre non mi faceva mai camminare, non si cammina su quel marciapiede, stai sotto i portici dove c'è la farmacia. E per i ferraresi era proprio questo, non si camminava nel marciapiede dove è stato perpetrato l'eccidio. E Bassani, finisco con la citazione di Bassani, e io proprio rileggendola... proprio riprovato, mi ricordo proprio che mia madre dice no, stai da questa parte, si sta da questa parte. Poi più grandina mi hanno fatto leggere anche, poi io avevo imparato a leggere, volevo leggere anche le lapidi, sapete quando un bambino ha deciso 6-7 anni, una roba del genere. Però quel marciapiede era un marciapiede anche forse per altri motivi, ma per quel motivo è veramente. E se vedete c'è ancora una tendenza che i ferraresi non camminano sul marciapiede dove c'è la spalletta. E un'altra cosa
che faccio mia perché la trovo perfetta, parla di Ferrara come la città dalle persiane socchiuse. Tutti hanno visto, ma nessuno parlerà. Nessuno prenderà, perché le persiane, Ferrara è una città fatta di quelle persiane verdi, di quelle persiane socchiuse, ed è veramente importante. Leggo la citazione di Bassani. Sul momento si può anche non accorgersene, ma basta che uno sieda qualche minuto a un tavolino all'aperto del Caffè della Borsa, che c'era il caffè lì, in Corso Roma, con davanti la rupe a picco di un rosso quasi dolomitico della Torre dell'Orologio, e poco più a destra la terrazza merlata dell'Aranciera, perché la cosa salti subito all'occhio. Giorno o notte che sia, difatti, estate o inverno, che piova o no, la gente se deve passare per di lì è difficile che non preferisca infilarsi sotto il basso portichetto dove si annidano in penombra i locali contigui del Caffè della Borsa e dell'antica farmacia Barillari, anziché tenersi dalla parte opposta al marciapiede che segue in linea retta la fossa del castello. Ecco, io mi sono proprio ritrovata, questa è una descrizione straordinaria, i ferraresi di lì non passano. Grazie di avermi ascoltato. Bene, grazie Anna, hai fatto bene a citare il racconto. Tra l'altro Bassani scrisse più volte, no, il racconto Una notte del 43, però tra le poche scene che appunto rimasero sempre quelle sono appunto questi incipit, alcuni passaggi della parte finale, e poi c'è anche la scena del processo, perché adesso noi parliamo spesso delle vittime, giustamente ricordiamo le vittime di quella notte, però poco si è detto del processo. Ci fu un processo per quei fatti e lo stesso Piero Calamandrei diceva spesso: si può anche perdonare, però non bisogna dimenticare, cioè è importante non dimenticare. Allora io credo che sia importante non dimenticare anche che in questo processo che la Corte d'Appello, la Corte d'Assise straordinaria svolse a Ferrara nell'ex Casa del Fascio, che viene descritta anche nel quarto capitolo dell'ultima versione del racconto, iniziò il 16 marzo del 48 e si concluse, arrivò a sentenza il 26 marzo del 48. Furono accusati, furono condannati per quei fatti elementi che avevano aderito alla Repubblica Sociale sia di Padova che appunto del luogo. Giovanni Battista Riggio, 30 anni di reclusione per collaborazionismo e omicidio continuato. Arrigo Cavallazzi, 24 anni complessivi di reclusione per collaborazionismo e omicidio continuato. Ciro Randi, 24 anni complessivi di reclusione e collaborazionismo per omicidio continuato. Ciro Randi era quello che era anche assistente di Ghisellini e quindi tra l'altro portò le carte di Ghisellini e insomma ci fu tutta una discussione, un dibattimento su quelle che poteva essere anche la questione, cos'era successo insomma a Ghisellini. Dumas Sogli, 16 anni di reclusione per collaborazionismo e omicidio continuato. Gianfranco Vivarelli, 18 anni complessivi. Dario Diamare, 18 anni complessivi. Furono assolti Dario Segala, Chiozzi Girolamo Romolo, Tumiati Vetusto, Edgardo Baiesi, Alfredo Baiesi e Alberto Rivelli. Dario Segala però riportò alcune versioni controverse sulla sua presenza quella notte alla Federazione di Ferrara. Lui era di Cento e quindi anche lì ci furono poi dei dubbi sul perché aveva avuto delle vicissitudini con Ghisellini ancora quando erano a distanza in Croazia durante la guerra. Questo perché naturalmente quello che era la rappresaglia contro gli antifascisti si mischiò, lo abbiamo visto, anche con vendette di tipo personale, e Bassani lo rende molto bene nel racconto perché dice chiaramente come si poteva trovare quelle persone lì nascoste in dei punti che solo uno di Ferrara
poteva conoscere. E si inventa questo personaggio, no, di sciagura, no, questo ex fascista della prima ora, Carlo Aretusi, che anche lui in realtà corrisponde a dei tratti di persone realmente esistite, in particolare Giulio, un miscuglio di personaggi, tra cui Giulio Devotti, che era stato uno dei, dei primi squadristi ferraresi e grande, diciamo, collaboratore di Italo Balbo. Non aggiungo altro, perché adesso lasciamo la parola alle immagini e alle parole di Paolo Michalizzi. Sì, buonasera, hai detto giusto, lasciamo le parole alle immagini, perché prima di iniziare il mio intervento direi di proiettare, sono 15 minuti circa, di proiettare una lunga sequenza che parte dall'uccisione del federale, appunto, Gino Ghisellini, ma nel film si chiama Console Bolognesi, e per arrivare appunto all'eccidio e alla gente che sbalordita guarda quei cadaveri distesi appunto lungo il muretto del Castello Estense. Quindi direi di partire con questa sequenza qua. I saluti personali al segretario del partito. Buon viaggio. Grazie. Successo, Vincenzi? Ma niente, saranno le candele, non cammina. Console Bolognesi? No. E quando? Stamattina vicino a Bondeno. L'hanno trovato morto in macchina con 3 colpi di pistola addosso. Hanno portato la notizia in federazione un'ora fa. Tu, Vincenti, vieni con me. Cos'è successo, Carlo? Hanno ammazzato Bolognesi. Avvertito l'assemblea a Verona? Sì, hanno telefonato dalla federazione. Andate a cercare Marini e ditegli di venire subito in federazione, vi aspetto là. Appena ho finito vengo su. Fai nel finello, non tornare alla finestra, che è tardi. Sistema capitalistico interno e lotta contro la plutocrazia mondiale. Care armi, il commissario federale di Ferrara, che avrebbe dovuto essere qui con noi oggi, camerata Mario Bolognesi, mentre stava per raggiungere Verona, è stato vilmente assassinato con 3 colpi di rivoltella. Sarà immediatamente vendicato. Affermato! Affermato! Affermato!
continuare. Buonanotte. Buonanotte, dottore. Buonanotte, signora. Buonanotte, dottore. Buonanotte, Fabri. Buonanotte. Thank you.
luce. Ecco, vi ho fatto vedere questa sequenza interrotta per far vedere le cose principali, in cui sinteticamente ci sono tutti i protagonisti del film di Florestano Mancini, La lunga notte del 43. Vediamo l'uccisione del console di Ferrara bolognese, interpretato da Carlo Maggio, e l'arrivo a Ferrara del gruppo di fascisti provenienti dal convegno di Verona, l'arresto di alcuni antifascisti nell'ambito di un'intensa azione di rastrellamento, ve ne ha parlato Anna Quarzi. Noi vediamo l'arresto dell'avvocato Villani, e questa scena consente al regista di farci anche vedere che Anna, la moglie di Pino Barilari, cioè Enrico Maria Salerno, che vedremo più avanti, era l'amante di Franco, Gabriele Ferzetti, figlio dell'avvocato Villani. Una storia, in effetti, che nel racconto di Giorgio Bassani, Una notte del 43, non c'è, ma che Mancini ha voluto inserire nel film per farne un proprio racconto e rievocare il clima di quel periodo, più che incentrarlo soltanto sull'eccidio. Per curiosità dirò che nel ruolo della figlia dell'avvocato Villani, interpretato da Nerio Bernardi, attore che dagli anni 30 agli anni 50 si è diviso fra cinema e teatro, troviamo Raffaella Carrà, che nel film di Mancini figura con le sue vere generalità, cioè Raffaella Pelloni, già generalità già usata in altri quattro film precedenti a quello di Mancini, fra cui Europa di notte del 59 di Alessandro Blasetti. Continuo poi il mio intervento sul film La lunga notte del 43 partendo dalle immagini finali, in cui si vedono delle persone che guardano allibite i cadaveri attorno al muretto del castello Estense. Fra quelle persone immagino ci fosse anche il giovane Florestano Mancini, aveva appena 17 anni, perché, come lui ebbe a dichiarare di quell'episodio, fu testimone. E anche Anna ha citato questa questione. Disse: un mattino umido e grigio del novembre 43, mentre andavo a scuola, incontrai sulla strada una distesa di morti. Qualcuno di loro lo conoscevo di vista, li guardai e non dimenticai più. Provai un odio del quale mi nutrì rabbiosamente. Pochi giorni dopo vidi un altro spettacolo che non dimenticai più. Davanti alla casa del fascio, la gente faceva la coda sotto la pioggia per andarsi a iscrivere al Partito Fascista Repubblicano. Ai miei occhi fu questa la risposta che la mia città diede a quel fatto. Provai una ripugnanza che non potei mai vincere. In un'intervista a Flavio Dolcetti, pubblicata sull'Unità del 15 settembre del 1960, dichiarò poi che l'idea del film gli era nata dallo sgomento che mi assaliva ogni qualvolta col ricordo di quei momenti che ho vissuto da adolescente e che mi è rimasto attaccato alla pelle come una cosa viva. Mi soffermavo ad osservare la realtà d'oggi, una realtà che esprime nella parte finale del film. Proiettiamo questa sequenza che dura 8 minuti. Rotola, come il mio amore in un
la prefettura e la police. Prima che sa. Come il mio amore dove mai finirà? Papà, est-ce qu'on peut le photographier? Certo, non è mica un obiettivo militare. Arrêtez, arrêtez. Un moment, voilà. On y est. Cadouti Perla. Tu vois? C'est le dernier, le nom du grand-père, Attilio Illani. Sì, sono in ordine alfabetico. Attualmente sono in ordine alfabetico. Tu vois? Proprio qui li hanno fucilati. Erano sparsi su marciapiede in questo punto qui. In che giorno è stato esattamente? Il 15 dicembre del 43. Verso le 4 del mattino. Li hanno lasciati qui fino alle prime ore del pomeriggio. Tu les as vus, papà, c'est vrai? No, no, io no. La zia Ines li ha visti. Andiamo a bere qualcosa, Franco, o siete? Moi aussi, je sois. Sì, sediamoci un momento, poi riprendiamo la macchina, andiamo a visitare la tomba di papà e ripartiamo. L'avversario di Charlton verso Haynes, troppo lungo. Sediamoci qui. Prende Buffon che con le mani mette fuori aria a Robotti. Il nostro terzino destro avanza fin quasi la metà campo. Il faut encore beaucoup de temps pour arriver à Rome, papà? Je sais pas, peut-être 7 ou 8 heures, je pense. Insomma, saremo a Roma prima di mezzanotte. I signori desiderano? Cosa prendi tu? Un espremuto d'arancio senza zucchero. Moi, je bois une Coca-Cola. Allora, una spremuta d'arancio senza zucchero, una Coca-Cola e una birra. Tedesca, eh? Ai danni della nostra ala e l'arbitro assegna un calcio di punizione a favore dell'Italia dal limite dell'area di rigore. Blanche, vado qui in farmacia a prendere qualcosa contro un mal di testa. Non mi sento bene. Colpo di testa di Clayton, palla fuori aria, riprende. Qualcosa contro il mal d'auto, quello che crede lei. Sì. Ecco. Scusi un'informazione, dottore. Dica. Scusi, molti anni fa io conobbi il dottor Barillari. Non era mica sua questa farmacia. Sì, infatti si chiamava farmacia Barillari. Ah, ecco appunto, mi sembrava. E che ne è di lui? Ma sono tanti anni che è morto. Ah, è morto? Sì, ancora prima della fine della guerra, credo. E... sua moglie, la moglie del dottor Barillari. Sua moglie? Ma era sposata? Ah, sì, certo. Allora mi dispiace, io non so proprio niente, sa. Del resto io non ho conosciuto nemmeno il dottor Barillari, perché ho rilevato la farmacia soltanto da pochi anni, quando mi sono trasferito a Ferrara da Genova. E lui, come le dicevo, era già morto. Però la moglie non l'ho mai vista, anzi, non sapevo nemmeno che fosse stato sposato. Grazie, mi scusi. Quant'è? 90. Grazie, prego. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Appoggiato sulla alla sinistra Holden, a cui Haynes ha passato un prezioso pallone. Holden si dirige al centro, poi da verso Haynes, limite dell'area. Allora, non ti siedi? Broadbent, che ora è nella posizione di alla destra, controllato da Castelletti. Jean-Louis, qu'est-ce que tu fais? Je regarde. Poi colpo di testa ancora di un avversario, Haynes, tiro al volo, che scopera di pochi centimetri da trasversale. C'era stato una spalla. Non lo voglio neanche più vedere, è uno schifo. Vi dico che la SPAL giocherebbe meglio. E questi sono gli azzurri, hai capito? I nazionali. Ma che li mandino a zappare la terra, non il nazionale. Ma piantala, Carlo! Cosa credi, che una nazionale si improvvisi così su due piedi? Poi la partita non è ancora finita. Non si può mica sempre vincere. Fanno anche troppo, con due partitine di allenamento.
Appunto, appunto, si fa così a mettere insieme una nazionale. Ma cosa sto poi a discutere con della gente come te? Ma quando mai hai capito qualche cosa di calcio tu? Andiamo. Cosa parli a fare? Su, via. Ma lei scusi, non è il figlio dell'avvocato Villani? Sì, certo. Ah, l'ho riconosciuto subito, come no? Non si ricorda di me? Sì, sì, perfettamente. Ma sa che lei, col passare degli anni, assomiglia sempre di più a suo padre? Per questo anche l'ho riconosciuto subito. Io sono un fisionomista eccezionale. E mi dica bene, come mai a Ferrara, dopo tanti anni? Sono di passaggio, stiamo andando a Roma con mia moglie e mio figlio. Onoratissimo, signora, onoratissimo. Ah, complimenti, un bel ragazzo. Caro dottor Villani, gli anni passano, i figli crescono e noi diventiamo vecchi. Ma lei non risiede più in Italia? Mi sembra di aver sentito da tanto tempo no, che lei... non abito più in Italia. Fin dalla guerra ci siamo stabiliti in Svizzera. Ah, beato lei che se n'è andato da Ferrara. Io invece sempre qua in questo buco di provincia senza mai muovermi. Ma cosa vuole? Ormai sono vecchio e qui dovrò finire. Carlo! Dove sei? Vieni! Vieni a vedere, poi parlerai! Te lo dicevo che non è finita! Hai perso un'azione che neanche... Gli amici, scusi signora questa intromissione, ma sono molto lieto di averla conosciuta. Tanti auguri. E quando passa per Ferrara si faccia vivo, mi raccomando, eh? Buon viaggio! Addio, giovinotto! Vogliamo andare? Franco, chi è quello? Ma era una specie di gerarca fascista. Ho saputo che durante la Repubblica di Salò, dopo che noi abbandonammo Ferrara, divenne non so che cosa, una figura importante qui. Anzi, adesso che mi ricordo, lo chiamavano Sciagura. Come? Sciagura, sì, così lo chiamavano a Ferrara. Se sarei come dire Calamity in inglese. Prima francese, Moller, non ci sono sponsato. Fai attenzione alla strada, tu. Oh, un poveraccio, non credo che abbia mai fatto niente di male. Quindi abbiamo visto Franco, cioè Gabriele Ferzetti, in viaggio per Roma 15 anni dopo essersi rifugiato in Svizzera, che si ferma a Ferrara e appunto incontra Aretusi, cioè Gino Cervi, Sciagura praticamente, e stringergli la mano. Alla moglie che gli chiede chi è, risponde: era una specie di gerarca, ma un buon uomo, credo non abbia fatto del male a nessuno. Ma invece, come sappiamo vedendo il film, era il responsabile dell'uccisione del padre. Una frase che suscitò molte polemiche, ma che invece Vancini spiegò dicendo: per vedere giusto intendo riconoscere nel film non solo e non tanto una condanna del fascismo, che del resto non potrebbe essere più esplicita, ma soprattutto la condanna dell'indifferenza. Proprio così. Un film contro l'indifferenza e gli indifferenti, gli agnostici di allora e di oggi, o se si preferisce un invito fatto con la secchezza e la violenza necessarie a non dimenticare, a non lasciarci cloroformizzare dal conformismo. Il film è stato girato in alcuni luoghi di Ferrara, la Certosa, Corso Portarreno, Cinema Apollo, eccetera, ma nelle immagini vi ho fatto vedere appare soprattutto il Castello Estense. Ormai non è più una novità, da quando nel 2004 l'ho evidenziato nel mio libro Al di là e al di qua delle nuvole, Ferrara nel cinema. Le riprese relative all'eccidio del Castello Estense, ma anche Corso Roma, poi denominato Corso Marte a Libertà, e la farmacia di Pino Barilari, non furono girate a Ferrara per la difficoltà di poter girare dal vero in luoghi molto frequentati dal traffico cittadino, ma fu
furono ricostruite nel teatro di posa numero 8 degli stabilimenti cinematografici De Paolis a Roma. L'avevo appreso da un articolo pubblicato sul quotidiano Il Giorno, che mi era stato fornito dalla moglie dello scenografo Carlo Egidi, che l'aveva effettuata dopo essersi trattenuto a lungo nella nostra città per fotografarla, per guardarla nei dettagli del colore del mattone e ricostruendola, come affermò Vancini, con grandissimo amore. È scritto sul Giorno. La via principale di Ferrara è stata ricostruita in grandezza naturale. Entrando nel teatro di posa, l'illusione è perfetta. Sotto l'ampia volta del teatro, un hangar lungo 103 metri, Corso Roma, l'attuale Corso Martire Libertà, si snoda sinuoso e raccolto tra i portici e il castello e le stenze. C'è tutto, dalla pavimentazione in autentici blocchetti di granito alle aeree tele di ragno dei fili elettrici, dal monumento a Savonarola ai negozi con le insegne dei vari proprietari. Per scoprire il trucco bisogna toccare muri e colonne, danno un suono fesso, sembrano di marmo e pietra, sono invece di gesso e legno, ricoperto dal pappone, cioè impasto di carta, colla e tinta, che viene spalmato sul telaio di legno, un po' come fanno gli artigiani del carnevale di Viareggio. La ricostruzione richiese un mese di lavoro e costò più di 60 milioni di lire. Una scenografia perfetta, tanto che il film sembrò girato a Ferrara, così come anche alcuni critici pensarono. Leo Pestelli, per esempio, sul quotidiano La Stampa scrisse: ambienti e personaggi sono veri e approfonditi. Il film fu presentato alla Mostra di Venezia del 60 e vinse il premio Opera Prima, che Vancini non andò a ritirare per solidarietà con altri autori del cinema italiano che contestavano l'operato del direttore della mostra, il democristiano Emilio Lonero. Quello di consiglio di Florestano Vancini fu considerato dalla critica uno dei più positivi esordi di un giovane regista negli ultimi 20 anni, riconoscendogli un linguaggio già maturo, un senso del paesaggio, un consapevole impegno storico e civile. Ecco, per il ferrarese Guido Finchi, che Anna Quarzi ricordava, e l'ha scritto sulla rivista Ferrara Viva numero 5-6 del 60, La lunga notte del 43 è il film più ferrarese mai visto, più ferrarese dei film ferraresi di Visconti o di Antonioni, e non solo perché porta sullo schermo una tragica pagina della storia della nostra città, non solo perché ferrarese è sempre legato a Ferrara nella sua opera e Giorgio Bassani, l'autore del racconto da cui il film è stato tratto, e non solo infine perché ferrarese è lo stesso regista Florestano Mancini, che conosce come pochi la città di Messer Ludovico. Il riferimento è a uno dei 36 documentari che Mancini ha realizzato fra il 1949 e il 1959, un documentario purtroppo perduto. Ma sosteneva Guido Finchi, perché la nostra città non importa se ripresa dal vero o ricostruita in studio, né l'autentica protagonista, con il suo clima mirabilmente rievocato, il clima del novembre 43, nebbioso, ossessivo, soffocato, ma ripensato con la delicatezza affettuosa di chi vuol ritrovare l'eco della propria contrastata adolescenza. E quello, il riferimento al finale del film, di un crudo pomeriggio estivo del 60, dove il sole e l'aria domenicale, la televisione e le canzoni urlate spazzano via i ricordi belli o brutti per lasciare il posto a una vacua, indifferente pigrizia. In quest'ultima Ferrara, Vancini, dopo averci descritto la lunga notte dell'oppressione e del terrore, ci mostra le ferite superficialmente rimarginate. La lapide sul muretto del castello, dove sono stati massacrati 11 antifascisti,
e a pochi metri il figlio di uno dei martiri che stringe la mano a uno dei carnefici, tornato a dominare gli amici del caffè. Basterebbe una pagina come questa a determinare la novità, il coraggio del film, e senza dubbio tale conclusione bruciante ha reso il film fastidioso e sgradevole per molte persone. Non fu facile per Florestano e Mancini realizzare La lunga notte del 43. Mentre il film era in piena fase di realizzazione, i giornali diedero notizia che il Ministero dello Spettacolo le aveva negato l'accesso al credito cinematografico. Un avvenimento che mise in crisi lo stesso Mancini, al punto di pensare di smetterne la realizzazione. Era successo che il ministro, onorevole Tupini, negava ai produttori del film, AIACE ed Euro International Film, ogni beneficio di legge, e la Banca Nazionale del Lavoro sospendeva il credito di 110 milioni, la metà del costo preventivato per l'intera realizzazione. La motivazione era che al film, a parere del ministro, mancavano le sufficienti garanzie artistiche e morali. Il riferimento è soprattutto all'adulterio di Anna con Franco, cioè Belinda Lee e Gabriele Ferzetti. E ciò indusse la BNL a negare i finanziamenti, ma come sostenuto da altri, anche da Pierpaolo Pasolini, che lo sottolineò in un dibattito a casa di Stella dell'Assassino, i motivi erano di carattere politico. L'ufficio ministeriale temeva anche che l'argomento del film, la rievocazione della strage fascista dinanzi a Castello Estense, potesse portare disordini e turbamenti nell'ordine pubblico. Il fatto suscitò sdegno in città e, oltre al dibattito a casa di Stella l'Assassino, al quale prese parte anche Alberto Moravia, il diktat Tupini fu respinto anche in una riunione del Consiglio Comunale. Pochi giorni dopo la mostra di Venezia, martedì 13 settembre 60, il film fu presentato in anteprima nazionale a Ferrara, al Cinema Nuovo, alla presenza di Florestano Mancini. Ebbe una tenitura di 13 giorni per passare poi successivamente al Cinema Estense, dove fu proiettato per altri 11 giorni. Uno strepitoso successo, annunciava un tamburino pubblicitario. Registrò anche un incasso importante. Dopo la mostra di Venezia, il film partecipò fuori concorso a molte altre rassegne italiane e internazionali, conseguendo premi, per esempio alle Grolle d'Oro di San Vincent e un Nastro d'Argento per l'interpretazione di Enrico Maria Salerno. Fu venduto in quasi tutti i paesi dell'Europa, quindi ebbe gran successo. La sceneggiatura del film è stata scritta dallo stesso Mancini, da Ennio De Concini e per Paolo Pasolini. Perché non hai collaborato alla sceneggiatura? Ha chiesto il critico letterario e cinematografico Claudio Varese a Giorgio Bassani. Perché, fu la risposta, non volevo firmare una versione della storia di Pino Barillari, di sua moglie Anna e di Sciagura, diversa da quella che ho scritto nel 55, poi pubblicato in volume nel 56. Come può uno scrittore credere a due storie contemporaneamente? Uno scrittore del mio tipo, poi, il cui sforzo maggiore è soprattutto quello di avvicinare il più possibile il documento all'intuizione poetica, in modo che l'uno trascolori l'altro, ed ha aggiunto: chi ha letto le storie ferraresi si sarà certamente reso conto che il personaggio più importante, forse per tutto il libro, è proprio la figura dissimulata, è vero, ma non per questo meno presente, dell'io narratore, poeta, giudice e storico. È il personaggio a cui personalmente tengo di più, quello a cui sono più intimamente legato. C'è qualcosa nel rapporto fra me e lui che non può essere smentito, mutato. E circa la storia d'amore fra Anna e Franco, Giorgio Bassani la considerava una storia fiacca e minore che non poteva essere accostata
a quella terribile di Pino Barilari e dei fucilati e fare con questa un tutt'unico coerente. Comunque, secondo Vancini, anche se Bassani per la questione della sceneggiatura si sentì tradito, non ci fu una rottura del rapporto d'amicizia fra loro. Ecco, un grande scontro avvenne invece per il film Il giardino dei Finzi Contini. Dopo aver collaborato con Vittorio Bonicelli alla stesura della sceneggiatura, a lui subentrò Ugo Pirro e, secondo lo scrittore ferrarese, ne scaturì una versione del tutto diversa rispetto a quella originaria, della quale snaturava lo spirito e la sostanza, tanto sosteneva Bassani da non consentire a chi ha scritto il romanzo, nel quale l'autobiografia è componente essenziale della favola, di riconoscersi nel film. Ne nacquero un'avvertenza giudiziaria e tante polemiche sul rapporto libro-film. Il pretore alla fine dispose che nei titoli di testa del film fosse scritto liberamente tratto dal romanzo di Giorgio Bassani. Comunque il film di Vittorio De Sica, uscito in Italia il 4 dicembre 70, ricevette nel 72 l'Oscar per il miglior film in lingua straniera. Io avevo preparato, con la collaborazione di Roberto Fontanelli, che ringrazio moltissimo per questo, alcune sequenze, però le saltiamo per una questione di tempo. Ecco, però, per parlare del rapporto fra Giorgio Bassani allo schermo, dirò che c'è un altro film tratto da un suo romanzo ed è Gli occhiali d'oro, diretto nell'87 da Giuliano Montaldo. Devo dire che a Giorgio Bassani, come dichiarò a Natalia Aspesi del quotidiano La Repubblica, il film era piaciuto molto proprio perché, diceva lo scrittore, il film non è il libro, è tutta un'altra cosa. Ed aggiungeva: a me piace il modo in cui Giuliano Montaldo ha letto il testo e non si è limitato a copiarmi. Trovo il film civile e commovente, soprattutto nella descrizione del paesaggio e del personaggio del maturo omosessuale, il dottor Faticati. E concludeva: le critiche al film non mi convincono. Montaldo è stato bravissimo nel raccontare la città, la Ferrara dei vecchi quartieri della campagna ci ha dato immagini stupende. Anche qui, appunto, avevo preparato delle sequenze che però evitiamo. Quindi la parola a Davide. Sì, grazie. Adesso, ma magari dopo più una breve sequenza, se abbiamo qua del paesaggio, la possiamo far vedere, anche per omaggiare, Montaldo, visto che comunque... Certo. Scusate, che Giuliano Montaldo purtroppo ci sono due brevi sequenze, un minuto e mezzo e quattro minuti. Guardiamo la prima, vediamo. Vabbè, un po'. La prima è quando si scopre il cadavere. Oh mio Dio, guardate, qui siamo chiaramente a Ponte e poi si vede a chi appartiene.
questa immagine anche il ricordo di Giuliano Montaldo, che era un grande amico di Ferrara, che io ho conosciuto, che Anna ha conosciuto e abbiamo frequentato in parecchie occasioni, soprattutto quando ha realizzato questo film. Buongiorno, dottore. Dottor Farigati? Ah, signori. Come sta? Speravo di incontrarla. Venga con me, per favore, le voglio mostrare una cosa. Ho bisogno del suo aiuto, ma non come dottore. Le dispiace? No. Non è bellissimo? Non trova che sei il più bello in assoluto? Sì, certamente sì. Il guaio è che qualcuno l'ha già comprato. Non proprio qualcuno. Sono stato io a comprarlo. Spero che lei non me ne faccia una colpa. Invece sì. L'altro giorno mio padre ha visto il catalogo e se n'è innamorato. Come sta? Dalla poltrona al letto e dal letto alla poltrona. Mi perdoni. Grazie. Arrivederci. Signorina Nora, adesso questo quadro è suo. La prego, mi ricordi tanto a suo padre. Dottore? Sì? Grazie. Se volete, ci sono gli ultimi 5 minuti che fa vedere appunto come il dottor Faticati, abbandonato dalla cagnetta Vamp, abbandonato da Davide, cioè da Rupert Everett, col quale aveva, c'era una grande amicizia, a un certo punto va a suicidarsi sul Po, e c'è il rimando appunto alle scene iniziali quando abbiamo visto gli occhiali venire fuori appunto lì, gli occhiali sul terreno, che erano quelli che appartenevano appunto a dottor Faticati, che poi abbiamo visto incontrare. Guardiamo in corso Ercole Primo d'Este. Guardiamo una parte, perché se dopo come vuoi oppure Anna, tu devi dire il dibattito, se tu Anna, no, avevi volevo dire che non ho detto le versioni dell'uccisione di chi, chi ha ucciso. Esatto. Beh, allora insomma direi che facciamo così, finiamo il dibattito e poi magari in chiusura sì, facciamo vedere ancora, bene, okay, qualche allora, sequenza. D'accordo. No, no, solo un accenno. Intanto, come ha detto Paolo Michalizzi, l'ultima scena del film La lunga notte è di un emblematico straordinario. Intanto avete sentito la musica, non so se qualcuno si ricorda la canzone Il barattolo, no? Rotola, rotola. Il barattolo di Gianni Meccia. Gianni Meccia, cantautore ferrarese che Mancini raccontava aveva incontrato a Roma, gli chiede, perché è una specie di sparo questa ultima sequenza, perché si arriva, si sente, siamo agli anni 60, rotola, rotola, rotola come le storie, no? Mm-hmm. Perché quella frase, ma sì, ero un fascistone, ma credo che non abbia fatto male a nessuno, è emblematica degli anni 60, del momento in cui poi Mancini continuerà anche con Le stagioni del nostro amore a parlare della crisi degli intellettuali, degli stessi partiti, coloro che avevano in qualche modo liberato l'Italia, eccetera, ed è proprio la crisi. La gente chiaramente, si può capire, vuole dimenticare, ma Mancini vuole che ci soffermiamo su questo. Vabbè, forse era un buon uomo, insomma, forse non ha fatto male a nessuno, ma nel film chiaramente si dà la colpa. Ecco, io vi volevo aggiungere, mi ero dimenticata prima, ma chi è che ha ucciso Ghisellini? Famoso punto interrogativo, ancora ci tormenta, quindi io quando vado ai convegni
degli istituti italiani in varie parti d'Italia, la prima cosa che mi dico: ah, Ferrara, chi è che ha ucciso Ghisellini? Perché cosa succede? Sia Bassani che Vancini danno, e per tanti anni è stato detto che era una faida interna al partito fascista. Vi dicevo all'inizio che c'era, Ghisellini era considerato un imbelle, era considerato, quindi sia nel film che nel libro è la colpa dell'uccisione di Ghisellini è senza dubbio, dice, provocata dalla faida interna, anche perché quando trovano il cadavere nell'auto a Castel d'Argile si capisce benissimo che è stato ucciso all'interno, quindi lui si è fermato per qualcuno che conosceva, era impossibile nel novembre 43 fermarsi per uno sconosciuto, quindi ci sono degli elementi che portano. Poi alcuni anni dopo c'è stato un dibattito proprio quando abbiamo parlato del cinquantesimo dell'eccidio, un partigiano bolognese dice: no, siamo stati noi, abbiamo noi organizzato il delitto. Ed è vero che in quel periodo il CLN nazionale aveva un ordine, diciamo così, era quello di decapitare i partiti delle varie province uccidendo i federali. Infatti dopo Ghisellini viene ucciso il federale di Rimini, viene ucciso il federale di Milano, quindi forse qualcosa di particolare ci fu. Vi giuro, il dibattito tremendo, perché Mancini non sopportava che questa cosa fosse, perché per lui era altamente convinto che fosse una faida interna. I partigiani bolognesi erano già organizzati, la resistenza bolognese, Ferrara non aveva ancora c'era un antifascismo chiaramente, ma non c'era un'organizzazione specifica che avesse potuto uccidere i federali. Negli ultimi lavori, soprattutto quelli di Antonella Guarnieri, c'è stato un approfondimento e io ve la dico, sembra, anzi io propendo per questa versione, che è probabile che sia stato ucciso dai partigiani, ma non la voglio parlare con connivenza, ma probabilmente c'era una specie di silenzio da parte del fascio ferrarese, cioè che sapessero e hanno lasciato fare, ci sia qualcosa. Le ultime veramente ricerche portano a quello, portano ad avere un'idea, ma non è successo solo a Ferrara, qualche volta poi naturalmente i rapporti di quel periodo sono molto complessi da così poter ben verificare, anche perché c'è l'impressione che sia stato ucciso subito dopo la barriera, cioè subito dopo a Ferrara, cioè, e poi sia stato portato a Castel d'Argile. Fatto sta che i carabinieri che cominciano a svolgere l'indagine subito sull'uccisione vengono poi loro stessi arrestati, cioè è un momento pazzesco. Mussolini addirittura dice: ma noi non sapevamo nulla di questa, non pensava che l'eccidio fosse stato, anche se da Verona erano partiti per vendicare Ghisellini. Il comando tedesco di Ferrara prende proprio le distanze ed è molto, c'è un documento dove il comandante è molto arrabbiato, molto, dice: perché come tenevano disordini appena insediati in città. Siamo appena insediati come Repubblica Sociale, fate un eccidio di questo tipo così grave, può succedere di tutto. Purtroppo, come afferma Mancini proprio come testimone, il giorno dopo l'eccidio, ed è capibile, grandi file di ferraresi andavano a iscriversi al partito fascista. Ma bisogna esserci in quei tempi, dobbiamo rapportare tutto a quello che stava succedendo in quel momento. Quindi, ripeto, la versione, quello che possiamo avvallare, le ricerche della Guarnieri sono ottime da questo punto di vista, è che probabilmente c'è stato un chiudere un occhio da parte del fascismo, dei dirigenti fascisti ferraresi,
e che effettivamente la mano armata fosse dei partigiani bolognesi. Quindi è probabilissimo che sia. Certo, no, sì, poi scusate, lo volevo dire perché abbiamo parlato. No, grazie Anna, perché è giusto insomma precisare che poi la storia è sempre un libro aperto, nel senso che la ricerca storica continua, va avanti, anche si cerca sempre Cesare, su qualsiasi cosa, laddove si riescono a trovare nuovi documenti, tesi, interventi, si cerca sempre di lavorare per appunto ricostruire nella sua complessità quella che è stato il nostro passato, un passato anche gli eventi più tragici. Poi è chiaro, c'è una sorta di italico conformismo, no? Sono quei corsi e ricorsi anche un po' vichiani che spesso ritentano, quindi sì, il contesto, però rimango dell'idea che fu giusta, insomma, è stata giusta l'indignazione di Bassani e di Vancini. E vorrei chiudere questa serata, adesso magari riusciremo a guardare anche gli ultimi 5 minuti, perché poi il tempo è tiranno, sarebbe da farne altre 10-100 di serate di questo tipo. Volevo chiuderla con appunto una citazione da Uomini e città della resistenza di Piero Calamandrei. Lui venne a Ferrara il 15 novembre del 1950 e fece appunto un importante discorso commemorativo dal balcone del Palazzo Comunale della strage del castello, e disse proprio a proposito di memoria: «Son morti, ma segnano a noi vivi il cammino, e se ci sembra che si allontanino vuol dire che siamo noi che ci siamo fermati, vuol dire che siamo noi che non abbiamo saputo tenere il loro passo e raccogliere il loro messaggio, mantenendo la continuità del loro impegno». Ecco, io penso che appunto il modo migliore per ricordare queste persone che furono barbaramente uccise a tradimento, ma che seppero anche, famoso fu Cola Grande che urlò, no, sì, una delle testimonianze di quella notte è proprio l'urlo di Cola Grande che urlò, ebbe il tempo di urlare assassini proprio in faccia a quello che era il plotone di esecuzione. Ecco, io credo che queste persone che sono morte per amore della libertà, ma anche per senso e dovere delle istituzioni, che Torboli fu ucciso perché liquidò fino all'ultimo quelli che erano stati gli enti fascisti, debbono essere appunto ricordati non solo nei monumenti, non solo nelle celebrazioni, ma anche appunto nel nostro vivere quotidiano e nel raccogliere appunto il testimone etico del loro sacrificio. Grazie a tutti, grazie per la serata, per essere stati qua, grazie ai relatori, e direi che riusciamo ancora in tempo a fare appunto un ultimo omaggio anche al maestro Montaldo, vedendoci se siamo tutti d'accordo, l'ultima sequenza dura 5 minuti, quindi dovrebbe, cosa dice il nostro, se qualcuno ha delle domande da fare, se ci sono delle domande, però lasciamo spazio naturalmente alle curiosità del pubblico. Siamo al limite. Siamo. Velocissimo. Come la Garisenda. Cioè, veramente, io trovo che sia. Cioè, io non sono ferrarese di ceppo, ma mi stupisce, cioè mi offende un po' questa presenza così proprio petroniana al massimo. Tutto qua. Poteva essere bolognese. Fece, allora, su questo rispondo io, perché Bassani Italo, sai che poi lui se l'ha prese molto, una delle collezioni sul giardino di Finzi Contini, anche perché non c'era dialetto ferrarese nei vari attori. Diciamo che qua comunque il personaggio di Gino Cervi, insomma, comunque ha, al di là dell'inflessione un po' bolognese, diciamo che ha saputo rendere bene il personaggio. Bene, allora finiamo così, visto che siamo in chiusura, gli ultimi 5 minuti di questa sequenza che è molto toccante e anche una citazione di Chaplin, tra l'altro. Vampa! Ma dove ti eri cacciata, Vampa? Ti ho cercata dappertutto, finalmente l'ho trovata. Vieni qui, dai, facciamoci una bella corsa, Vampa, forza! Che bello, vieni qui dietro, dai, forza! Oh! Vieni, Vampa, dai, è tutto il giorno che ti cerco. Vampa, che bello. Lo sai che mi sei mancato tantissimo, eh? Dai, dai, forza.
affaticati. Sì, sono io. Lo vede come sta piovendo? Anche il tempo mi ha voltato le spalle, visto che acqua. Ha guastato i nostri programmi. Sì, ma non è detto, magari più tardi può migliorare. No, mi creda, caro amico, non c'è speranza. Non c'è più speranza. Beh, ci sarà un'altra occasione, tanto abbiamo tempo. Il fiume è lì da millenni. Non credo che qualcuno ce lo porterà via in questi giorni. Mi stavo dimenticando. La mia cagnetta. Ecco. Se n'è andata. Stavamo passeggiando sulla strada come al solito noi due. A un certo punto, un ragazzo l'ha chiamata per nome. Vampa! Vampa era questo il suo nome. Prima di andarsene, mi ha guardato in faccia. Aveva un'espressione. Scusatemi se vi pianto, mio vecchio signore. Vecchio signore. Ma devo andarmene col mio giovane padroncino. Perdonatemi, ma devo farlo. Addio, caro amico. Abbi cura di te. Sii felice. Ci pensa su. Allora, sale sì o no? Strepitoso, veramente, esatto, e soprattutto straordinario. Un grande omaggio proprio alla città di Ferrara e alla sua poetica. Teniamocela stretta. Straordinario come personaggio. Io mi ricordo di averlo intervistato all'Hotel Astra, molto disponibile, molto affabile, e ha raccontato tante cose. Bene, grazie. Buona serata a tutti. Grazie.